Salve a tutti. Allora, potrei farvi vedere come sono, ma non ve lo faccio vedere perché oggi con vari altifizi, diciamo, anche se in realtà sono qua da viene da dire 8 ore precise. In realtà risulta che io ho fatto molto di meno, molto no, ho fatto di meno, fine. Salve a tutti, puntata di Onorato di lunedì 13 febbraio. Allora, questo lunedì pareva essere iniziato abbastanza bene. Bene, perché praticamente perché in primis sono entrato tardi nonostante sia stato un caso, ma diciamo fortunatamente non era una roba, cioè era solo chi stava a portineria che ha deciso di far correre il mio capo senza motivo. Boh, vabbè, mistero. Perché paradossalmente un collega sta in ferie, io sono entrato più tardi e anche l'altro mio collega è entrato più tardi, proprio per non fare, perché io ho fatto un po' un artifici, cioè nel senso sono arrivato, ho timbrato un po' e ho fatto una mega pausa lunga. In realtà non è stata, cioè poi andando a destra e a sinistra dovendo andare praticamente in una sede lontanina tra virgolette, ecco, nel tragitto ho fatto e sono uscito, nonostante non è che stessi andando, no, beh, ho fatto comunque uscito dal servizio, però comunque risulta come se non fossi al lavoro, quindi forse anche quello, però sicuramente insomma, ecco, ho fatto in modo che risultasse un po' di più, proprio perché sapevo che se no oggi non avrei recuperato nulla. Oggi per recuperare qualcosa sarei dovuto praticamente arrivare all'ora di pranzo. Vabbè, sì, se no qua non lo so, che non sarebbe nemmeno giusto e tanto corretto così, però vabbè, così è stato, così è. Bene, quindi dicevo, era partito tanto bene e poi il pomeriggio diciamo che insomma si è un po' guastato, perché stavo cercando un campo. Ah, che odore buono. Ah, pizza di bui, peperoni, mamma mia. Ah, che profumo che voi non potete sentire. Ma io purtroppo sento. Tanto sono quasi certo che mi aspetterà a casa il minestrone. Vabbè. E stavo dicendo cose e non mi sono perso. Ah sì, che praticamente mentre cercavo una cosa che poi avevo anche più facilmente, ecco, volontariamente ho urtato una boccetta di perché io sono vestito così? Aspettate che mi ero reso conto che qui ero aperto. Ah, perché quando ho timbrato praticamente ho buttato una, come si chiama, boccetta di succo mirtillo, quelli di Azuek, e che avevo un armadio da un po', infatti non avevo il coraggio di buttarla, ma era palesemente scaduta e purtroppo
è caduto a terra, in quel momento poi stavo mezzo rannicchiato a sistemare cose, mi è caduto quasi addosso, ovviamente è caduto per terra, si è sfracellato, si è aperto, diciamo, si è rotto, diciamo, il vasetto, un vetro, e non in mille pezzi, in Santo Cristo, insomma pochi pezzi, intanto si è schiacciato, e però il problema è che è uscito tutto il succo, di cui, insomma, oltre a sfracellarsi per terra, vabbè, quello, insomma, pulito, venuto via senza grossi problemi. Peccato che mi ha mezzo schizzato sui pantaloni, così mi schizzavo sulle scarpe e mi incazzavo un po' di più. Pantaloni, certo, diciamo, non dico appena messi, ma quasi. Diciamo, in questo momento ho dei pantaloni artistici, ecco, in realtà non sono schizzati di, ma è arte. Noi conosciamo anche qualcuno artista che schizza e robe, indumenti e robe, ecco, è arte, non è sporco, è arte, e quindi è arte zueg, quindi vabbè, è arte zueg e basta, quindi così. Poi ieri sera, anzi ieri notte, questa mattina molto presto andato a dormire, perché praticamente l'avevo già detto, insomma, che devo fare una roba. Allora, devo essere sincero, allora ci ho messo una marea di tempo per farlo, sto video, l'avevo accennato la puntata precedente, andate a vedere le puntate precedenti, ok, però che è successo, che praticamente ci ho messo una marea di tempo per fare le cose, però devo dire che il risultato, ora poi sicuramente arriveranno le critiche che mi toccherà smontarlo tutto tanto come al solito, però devo essere sincero, come audio pensavo molto peggio, ecco, devo dire che con quella musica, e poi non è nemmeno tanto forte, perché comunque l'ho messa a meno 26 mi pare, 24, 25 non mi ricordo, comunque insomma quelle cifre lì, quindi insomma non è proprio che non si sente, ma non è nemmeno fortissimo, nemmeno a diciamo a volume naturale, ecco, devo dire che copre parecchio il rimbombo, anzi devo essere sincero, si sente, deve essere anche meglio cioè l'ho trovato anche meglio della registrazione invece fatta da una ditta che io aveva fatto prima dei video, a cui purtroppo io mi sono dovuto ispirare, ho dovuto fare sostanzialmente uguale, e quindi bene, adesso aspetto le loro critiche, questi insomma colleghi, speriamo che me le diano, sperando speriamo prima di tutto che vada bene, già sarebbe tanto, ecco, se va bene perfettamente com'è e viva a posto, se non gli va bene così, vabbè, vediamo un po' che critiche, che cambiamenti mi tocca fare, e se no, insomma, vabbè, se no vedremo. Comunque dai, secondo me è venuto abbastanza bene, cioè temevo peggio, ecco, cioè ci ho messo tantissimo, ma diciamo che adesso con questo modello probabilmente dovrei essere più veloce, cioè dovrei anche poter fare cose nel frattempo, magari vedremo. Bene, che dire, insomma, meraviglioso a questo punto di vista, molto bene, e mi fa molto 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 piacere, e quindi è bene così. Per quanto riguarda altro, quindi andava così, ora magari, anzi nel frattempo che aspetto loro critiche, io magari nel frattempo vado avanti con quell'altro
Io credo sono, perché forse ho una corriera o qualcosa adesso. Ah, sono quasi 50. Mi sa che forse dovrei avere un diretto o due diretti addirittura. Adesso vediamo, se ci sono i diretti prendo il diretto, so. Anche se aspetto magari 10 minuti a fronte di 5, no, magari mi metto seduto, invece aspetto il 6 probabilmente, eccolo, già sarà stracolmo. E quindi vabbè, se ora il taxi non mi investe e nemmeno il bar qua, pazzo, com'è, sì. Ah no, proprio zero antenore qua, com'è che si sa? Credo che sia questo il diretto, no? Adesso vediamo. Aspetto anche un po' di meno, un po' di più. E basta, quindi insomma questo. Devo dire, vabbè, ah, e poi altra cosa della giornata, che praticamente c'è un tablet che comanda tutto in una sala, morto, non c'era verso di caricarlo, e quindi è stato un po' un momento di panico, perché vabbè, c'avevo un modo per bypassarlo, diciamo, per accendere il tutto senza utilizzare quel tablet, però diciamo che vabbè, è un po' un casino, poi non trovo il pin per accenderlo, insomma, un casino. Vabbè, a proposito, io me lo sono ripreso da il scaricatore, sì, penso proprio di sì, vale, sì. Bene, quindi a posto, noi a questo punto ci salutiamo e basta, e ci vediamo alla prossima puntata. Se le gomme sono proprio nuove, cioè proprio stanno proprio da gomme nuove, questa corriera alle mie spalle. Ma è appena parte.